sera mi sono dimenticato il libro là in fondo. Vuoi che arrivi? Lei chiede immediatamente, tac. Grazie. A me dicono solo spostami l'acqua e il tavolino. Va bene così? A posto? Sì. Perché no, non a te, sto chiedendo alla fotografa. Sì, va bene così. Allora, io sono Tiziano, ma questo libro che vedete legalmente non è stato realizzato solo da me, ma è stato curato da me e da altri autori che adesso saliranno sul palco, edito da Tempesta, editore di Roma, ed è un esperimento, un nuovo esperimento satirico, in questo senso. Oggi, se voi notate, la satira non ha più spazi dove pubblicare, giornali non ce ne sono più, c'è la crisi, eccetera, eccetera. Però noi disegnatori ci siamo riuniti, ci siamo sentiti contattati e abbiamo deciso di metterci in gioco un'altra volta volontariamente per realizzare qualcosa che fosse sì satirico ma nello stesso tempo anche impegnato socialmente. Per questo abbiamo risposto volentieri all'invito dell'Associazione Nazionale Legalità e Giustizia per realizzare questo volume che è per la maggior parte fatto di vignette. Ci sono poi dei testi degli autori che vi presenterò e che però non vi leggo perché ve lo dovete comprare, perché altrimenti legge una vignetta sul palco non viene bene. Allora, parto in ordine alfabetico. Siamo in 94 che abbiamo fatto questo volume, quindi adesso li chiamo sono una tutti volta. Oggi, tra l'altro. Esatto, li chiamo tutti sul palco. No, chiamo prima di tutto gli altri due curatori del libro, che sono Leonardo Magliacano e Tullio Boi, che adesso arrivano. Voi intanto volete chiedermi qualcosa? Avete domande da fare sulla satira? Guarda. Eccolo qua, Tullio che viene dalla Sardegna. Leonardo è arrivato. Leonardo che viene da Napoli. E Chiara Cazzato che è l'editora. L'editrice. Adesso faremo un talk show che dura 28 ore. Voi siete già saliti? Ti dovevo chiamare? Vabbè, dai, stai su. No, stai su. Dario di Simone, Dario. Resta. Quindi io, così come Maurizio Costanzo, passo la parola a Chiara Cazzato che vi dirà due cose su questa esperienza con i disegnatori, giusto? Vado a braccio perché non ho preparato niente. Comunque dico da cosa... No, sinistro, sono mancina. Questo progetto è nato perché comunque posa in tutto e per tutto ciò che è la nostra casa editrice, cioè Tempesta Editore. Noi ci occupiamo di laicità e di diritti civili, quindi anche di legalità. E... Bravissima però, non sembra, è molto brava, ha parlato fino a 30 secondi fa, non si ricorda più niente, vabbè, fa niente. Senti. Allora io però, visto che sul palco ci sono già altri autori, Alessio Atrei, lavorava al Bernacoliere ma era troppo bravo per stare al Bernacoliere. Darix che viene dall'Unità, dal Fatto, Misfatto, Leo che è uno dei curatori, Luana Valle che è una scrittrice e ha contribuito con un suo testo alla realizzazione del libro. Tullio Boi, vuoi dire due cose? Col microfono però. Posso dire di essere contento di essere arrivato uno. Detto questo, che dire, è stata una bellissima esperienza mettere insieme tante menti più o meno satiriche, diciamo sia scrittori che disegnatori, e unirli. Siamo stati, credo, abbiamo avuto circa 600 contributi, è stata una cosa sia numericamente rilevante, sia geograficamente unica. Abbiamo raggiunto praticamente gli estremi dell'Italia, da nord a sud, isole comprese, hanno contribuito alcuni anche che vivono fuori. Abbiamo, come dice la stessa introduzione del libro, toccato tutti gli argomenti che a noi sono generalmente più cari, il nostro pane quotidiano. È stata anche un'occasione per conoscerci alla fine di persona proprio qui, tra queste mura. Ci siamo divertiti, abbiamo, spero, sollevato degli argomenti fondamentali trattati in una maniera forse un po' inusuale, sicuramente molto, mi auguro, efficace.
Detto questo, penso che una delle caratteristiche che esista, le migliori, sia la brevità, quindi passo la parola, grazie. Buonasera, io innanzitutto sono onorata di aver preso parte a questo libro e ho comunque cercato di toccare in modo, diciamo, sorridente, leggero, un argomento che non fa ridere affatto, che è quello della violenza sulle donne, e che è molto più vasto e molto sommerso rispetto a quello che crediamo. Sono un'insegnante di scuola pubblica, di scuola media, ho visto moltissimi casi di violenza su genitori, sulle madri principalmente e sui ragazzi, quindi insomma sono onorata di aver dato un contributo. Grazie. Allora adesso diciamo che qui c'è una parte degli autori, io li chiamo tutti sul palco, ma nel frattempo volevo presentarvi Nicola Bucci, che è un disegnatore satirico ma anche un valente musicista, che ha appena realizzato un disco, un CD, sta dietro qua, adesso arriva però Nicola, vero? Con Maurizio, che me l'ho scritto, ma non mi ricordo. Maurizio Piccioli, con Maurizio Piccioli, ci fanno sentire un loro brano, però lo chiediamo a loro perché io non me lo ricordo il brano qual è. Arriva, sta arrivando. Sarò breve. Allora, Maurizio Piccioli, Nicola Bucci sono due valenti musicisti. Come si chiama il CD? Blue Moon. Blue Moon, ce l'abbiamo al banchetto poi in vendita. Viene regalato insieme a un disegnatore satirico, il celofanato. Quindi vieni, Nico. Va bene, allora andiamo avanti, racconto la barzelletta. Ah, Dario, vuoi dire qualcosa? Sì, ma sarò breve. Ho finito. No, che dire. Anch'io sono stato onorato di partecipare a questo libro. Mi fa particolarmente piacere anche perché io sono palermitano, quindi il tema della mafia è un tema che sento tanto e quindi è un tema che ho sempre affrontato nelle mie vignette e quindi mi ha fatto piacere partecipare a questo progetto, anche perché penso che la mafia spesso e volentieri il tema è più lo sberleffo che altre forme di contrasto, tanto che ci sono scrittori che stanno sotto scorta proprio perché hanno trattato il tema, perché la mafia vive anche di ignoranza e quindi meno se ne parla e più si prende sul serio, più ha potere. Quando tu la ridicolizzi, gli togli quella base di potere che la mafia ha. Passiamo alla